Finalmente, dopo mesi e mesi di notizie frammentarie e false, il remaster di Burnout Paradise è cosa ufficiale. Senza dubbio si tratta di uno dei giochi più amati dai fan e più voluti tra i tanto temuti remaster, che qualche volta sembrano pure di troppo. Forse sono stati proprio i continui rumors a far salire la voglia di vedere un remaster di Burnout Paradise. Andiamo dunque a conoscere questo gioco in attesa del suo lancio, fissato per il prossimo 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One. Burnout Paradise è arrivato nell'ormai lontano 2008 su Xbox 360 e PlayStation 3, mentre solo l'anno dopo su PC, sviluppato da Criterion Games e pubblicato da Electronic Arts. È soltanto l'ultimo titolo di una serie che si è sempre distinta per la guida non esattamente consona al codice della strada. L'obiettivo, specialmente nei capitoli Takedown e Revenge, era creare il maggiore caos possibile, con varie modalità di gioco e sfide continue da portare al termine. Un fattore però contraddistingue Burnout Paradise dai suoi predecessori, ovvero la possibilità di girare liberamente per una grande e variegata mappa da demolire. Lo stile di gioco, nonostante qualche cambiamento per adattare al meglio l'idea del free roaming, era comunque vicino allo standard della serie. Le corse adrenaliniche erano senza esclusione di colpi, con sportellate continue per distruggere gli avversari, turbo incredibile da utilizzare, collezionabili da distruggere e tanta mancanza di rispetto verso le leggi della strada. La differenza stava anche nella nuova gestione degli eventi, non più limitati ad un menu tra cui scegliere, bensì dedicata agli incroci in giro per la mappa, sempre comunque con il nome della via ben posizionato nella parte superiore dello schermo. Burnout Paradise ha visto anche un buon supporto post-lancio con contenuti aggiuntivi e addirittura un parco moto da utilizzare. Inizialmente le moto erano state escluse dal progetto, ma sono state poi introdotte e consacrate nel The Ultimate Box. Le auto invece erano fittizie, ma talmente iconiche che era impossibile non innamorarsi di un modello in particolare. E quale miglior modo per mostrare il proprio amore al veicolo preferito se non schiantandolo contro un muro? Un altro motivo per cui Burnout Paradise è passata alla storia è senza dubbio la sua vicinanza al mondo della musica. Sono pochi i giochi che si possono permettere di essere riconosciuti ad occhi chiusi sentendo solo qualche nota introduttiva. Per questo, Paradise City dei Guns N' Roses è diventata istantaneamente l'inno di questo gioco, presente dall'inizio alla fine in tutta l'esperienza, insieme a tanti altri riferimenti all'hard rock. Come ultima curiosità, che forse pochi di voi sapranno, Burnout Paradise è il gioco che ha consacrato l'arrivo su YouTube di Achievement Hunter, sezione gaming del popolare canale YouTube di Rooster Teeth. Probabilmente qualcuno di voi li conosce già per la serie Red vs. Blue creata utilizzando il gioco Halo. Il loro primo video, di una qualità visiva assurdamente pessima, è stato il trampolino di lancio per arrivare poi a più di 15 milioni di iscritti su YouTube. Burnout Paradise ritornerà in veste aggiornata il prossimo 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One, con miglioramenti in grado di rendere l'esperienza ancora più bella su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Si parla dunque di risoluzione 4K e di 60 fps fissi, ma anche e soprattutto della completa assenza di microtransazioni. E come per il lancio originale, la versione PC arriverà dopo quella console. L'importante però è che la colonna sonora sarà esattamente la stessa che ci ha accompagnato per tutti questi anni. E voi siete contenti di questo ritorno imminente? Mostrate tutto il vostro amore per Burnout Paradise Remastered nei commenti qua sotto. Non dimenticatevi inoltre di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di seguirci su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, oltre al nostro sito gamesoul.it.